Ciao, benvenuto. Sono Laura, oggi vorrei parlarti delle strutture in legno. Spero sia un argomento che ti possa interessare. Gli aspetti che volevo trattare, riguardano la diffidenza che spesso si ha verso le strutture in legno, soprattutto nei nostri climi. Mi sono sentita spesso dire che le strutture in legno non sono adeguate a dei climi temperati e molto umidi, come quelli in cui viviamo. Io nello specifico sono di Padova, ma questa cosa si può riferire o comunque l'ho sentita dire anche in altre regioni. Per cui oggi volevo affrontare un po' questo argomento. Ci tenevo a sottolineare quelli che sono gli aspetti da tenere più in considerazione per proteggere le strutture in legno. Volevo quindi citarti l'attacco a terra, cioè il punto in cui la struttura in legno va a contatto con le fondazioni in calcestruzzo, le partizioni orizzontali esposte all'esterno, per cui si intendono terrazzi che sono magari a tetto piano, piuttosto che le coperture che possono essere sia a tetto piano che a tetto spiovente. E per quanto riguarda le pareti, l'importanza di garantire una buona traspirabilità, per cui sicuramente le pareti vengono a contatto sia con umidità esterna, soprattutto nei nostri climi, ma anche con umidità interna, dovuti alla normale abitazione. L'importante in questi casi è di garantire una buona traspirabilità, per cui l'umidità che entra eventualmente nelle pareti possa anche così facilmente uscire. Tutto questo non è impossibile da ottenere, ma si ottiene tramite una buona progettazione che non viene fatta in cantiere, ma soprattutto nello specifico per edifici a basso consumo e in particolare per le strutture in legno, deve per forza essere eseguita a monte, quindi all'interno dello studio di progettazione non si studiano particolari in corso d'opera, salvo in casi molto estremi e specifici e molto particolari, ma anche molto rari. E tutto questo porterà sicuramente a un risultato a livello di strutture che non fornirà problemi. Spero che l'argomento di oggi ti sia interessato, che magari ti abbia dato qualche spunto di riflessione. Io sono sempre disponibile per tutte le informazioni sull'argomento e ci vediamo al prossimo video post. Ciao!